detto o maledetto MES a secondo naturalmente delle visioni che ancora non è, anche quello, no? Se, a maggior ragione quei soldi, visto che vengono impiegati per la sanità, ma servono oggi, però non ci sono ancora. Perché non ci sono ancora? Noi sappiamo che c'è un governo giallorosso, lei è rappresentante del Partito Democratico, dall'altra parte ci sono i grillini che continuano a dire no al MES. Eppure quei soldi sarebbero serviti già oggi, no? Allora, non domani, fortunatamente il governo italiano, e questo è un dato che non era scontato all'inizio quando abbiamo dovuto mettere decine e decine di miliardi, centinaia, compreso quello ordinario di titoli di debito pubblico, durante una pandemia, un lockdown. Invece, fortunatamente, la situazione proprio finanziaria del governo italiano è molto solida, la cassa è solida, l'accesso ai mercati è solido, quindi non abbiamo un problema di liquidità. Detto questo, ovviamente, come dicevo prima per Sure, la palissiano che finanziarsi a tasso zero, anche se in questo caso si tratta di coprire spese sanitarie per il Covid, non di fare delle cose certo. Nuove, eccetera, come Sure, è sempre meglio che finanziarsi a un tasso più alto, perché si risparmia qualcosa. Quindi, naturalmente, dal mio punto di vista, del Ministro dell'Economia che tiene la cassa, tutto ciò che fa risparmiare è una cosa utile. I vostri naturalmente alleati su non questo, lo vogliono. Su questo, come è noto, esiste una differenza d'opinioni e quindi noi insomma, stiamo spiegando. Quando la fate la quadra, diciamo così, tanto per usare un termine? Approfondiremo. Ancora? Discuteremo in modo approfondito. Io, diciamocelo abbastanza chiari i termini, avendolo anche negoziata io quella linea di credito. Ne conosco abbastanza bene i dettagli, ma approfondiremo con i nostri amici e colleghi questi aspetti e quindi speriamo, come dire, questo sia un confronto fruttuoso. Senta, però vorrei sottolineare una cosa, perché sennò poi io lo dico da uno favorevole al MES, quindi che non è sospettabile di, diciamo, evitiamo anche di dimenticare che nel frattempo noi abbiamo avuto 120 miliardi di prestiti aggiuntivi, molti più di quelli originari, più i 27, quindi diciamo stiamo parlando di una dotazione di prestiti che fortunatamente è molto larga. E quindi stiamo parlando di una cosa che, se si aggiunge un altro pezzettino piccolo, è meglio, e quindi. Però ho avuto la sensazione che si parla del MES come la cosa più importante, e poi il recovery fund è un dettaglio. No, cerchiamo di avere a tutto, di portare recovery a casa tutto, perché, come dice, torniamo non su si questo, butta niente. Perché...